So che sei lì, voglio parlarti. Apri, ti ho detto. Non parlerò con gli altri. Non dirò che sei tu l'assassino. Te lo prometto. Ma no, l'ho visto. Ne sono sicura, era proprio lui. Se la tua teoria fosse vera, l'assassino dovrebbe essere qualcuno che conosce bene il teatro. Tu qui ci sei già stata. È vero. Ci ha passato un'intera notte. E quando? Addirittura. Per essere esatti, 100 anni fa. Doris! Dov'è andata? Non l'ho vista più. Rebecca, resta qui, non ti muovere! Doris! Doris! Bisogna chiamare la polizia. Uno di noi l'ha uccisa. Pronto! Forse è guasto. Vado io in paese a chiamare la polizia. Non approfittare per fuggire. L'apparecchio non è guasto. Hanno tagliato i fili. Tu non hai paura, vero? No. Niente avviene per caso. Tutto quello che accade, ricordalo, è stato già deciso da sempre. No! Barbaro, Patrick. Pensa, c'è persino un teatro. E tu lo tieni così, sempre chiuso. Dopo che ti avrà sposato, potrai convincerlo a riaprire il teatro, Kim. Così avrai un palcoscenico tutto per te. La tua grande occasione. L'unica, quella di avere la parte della protagonista. Non sei molto loquace stasera. La tua padrona non te lo permette. Mi ha sempre dato fastidio una cosa di te, Russell. Non sei mai spiritoso, sei soltanto stupido. Questa volta l'assassino ha lasciato il suo biglietto da visita. Nessuno uccide senza un motivo. Credi che sia difficile trovarne uno valido per ognuno di voi? Stai parlando di me, papà? Vieni, Patrick. Andiamo via di qua. Qualcuno ha cercato di ucciderti appena entrati qui dentro. Non ce la faccio, Duncan. Non questa notte. Ho paura. Perché no? Questa è la notte buona, invece. Aiuto! Lasciami!